Sono dottor Andrea Militello, urologo, andrologo, negli ultimi tempi specialmente un po' finalizzato all'aspetto andrologico anche dell'anti-aging e del benessere ormonale, quindi di combattere l'ormonosenescenza, motivo per cui sono stato onorato di essere invitato a questo convegno, a questo congresso, dove chiaramente ho parlato, per quanto riguarda la mia specialità, di quella che è il combattere, il contrastare nell'uomo, quindi da un punto di vista andrologico, l'ormonosenescenza, chiaramente concertato con altri colleghi che si occupano di endocrinologia, anche sul lato femminile, da parte mia l'aspetto maschile, quindi tutto ciò che può essere una terapia di ringiovanimento ormonale che parte dal testosterone, dal DEA, dal progesterone che anche noi maschietti abbiamo, dal pregnenolone, quindi tutto l'assetto ormonale che può essere utile, specialmente nell'uomo che procede con l'età, in quella che in maniera erronea è chiamata andropausa, ma è proprio l'ormonosenescenza, al fine proprio di ottimizzare i nostri livelli ormonali, per avere un benessere che non è solo sulla sfera sessuale, ma anche a livello cognitivo e quindi direi a livello psicofisico. L'organello che produce gli ormoni steroidei è il mitocondrio, di cui si è parlato molto oggi, ma si è parlato tantissimo nella giornata di ieri, che era proprio dedicata all'anti-aging da un punto di vista anche nutraceutico e dall'utilizzo di metodiche che permettono di studiare il metabolismo di ognuno di noi. E il mitocondrio vive e produce energia e vive grazie però all'utilizzo di ossigeno, per cui ecco che in un tentativo, in un approccio che ha la finalità di conservare e ottimizzare la funzione del mitocondrio, che per quanto riguarda il mio lavoro è il produttore degli ormoni, ecco che il giusto apporto di ossigeno, e self-food potrebbe essere in questo caso ideale, allora assicurare al mitocondrio una vita biologica assicura nel mio paziente maschio che va incontro all'andropausa una produzione ottimale di varie molecole, ma in primis degli ormoni steroidei.